Serve quando ci sono i momenti tristi. Tanti auguri quindi al fan numero uno del Milan che è Alibi Dabbadi. Io sono laziale, tu lo sai, Vince. Sì, però in questa occasione siamo tutti italiani, siamo tutti, certo, con il questo Milan. Ci porta in alto a tutta la nazione, quindi tanti auguri ai milanisti, tanti auguri a Ali specialmente, e viva l'Italia, viva il Milan. Quest'anno sei anche tu un campione, insomma è l'anno dei campioni quest'anno. Sì. Perché tu hai ricevuto un disco d'oro. E non succede spesso e volentieri, perché qui vendere dischi oggi come oggi è difficile. È proprio per questo che volevo spiegare. Il disco d'oro prima negli anni 70 si dava al... perché lo voglio fare. Si dava al milione di copie, adesso bastano 10.000 copie. Sì, ma in Canada come se fossero un milione. sì, infatti. Lo metto così. Ho ricevuto questo a giugno, la mia casa discografica in Italia mi ha conferito questo disco d'oro per la vendita di Cori Calabrisi, che è stato, diciamo, il secondo lavoro discografico, però quello più importante forse, che mi ha dato la popolarità in tutto il mondo, direi, perché si sta stampando anche in Australia, pensa tu. Che bello. Allora metto questo perché devo far vedere un'altra cosa, ragazzi. Ancora, mamma mia, quanti cimeli di guerra. Guardate questo... ragazzi, la coppa, secondo posto al Festival della Canzone Italiana di Johnny Lombardi. Per questo, grazie. Complimenti veramente. Per questo dobbiamo ringraziare prima di tutto Johnny Lombardi, che ha inventato questo festival per noi artisti locali, che magari senza questo festival nessuno ci conosceva, e dobbiamo ringraziare Lenny Lombardi che prosegue con la tradizione di questo festival. Ogni anno noi abbiamo questo il Festival Italiano di Johnny Lombardi proprio in estate, che ci dà la possibilità di presentare le nostre canzoni, le nostre musiche a un pubblico vastissimo. Che bello. Quindi quest'anno, allora, complimenti, dai, complimenti. Ecco, lo metto un po' più basso così si vede. Complimenti a te. Però grazie. L'anno non finisce qui, perché secondo me questi sono traguardi importanti. Senz'altro. Perché se uno fa il musicista, fa il cantante, fa l'artista e riceve questi ambiti riconoscimenti, fa piacere, ma però la cosa più bella non è questa. La cosa più bella è arrivata il 25 di novembre con la nascita di mia figlia Rosita Carmen, che spero che c'è la fotografia, così la può mettere Ali in sovraimpressione, che è un angelo veramente, e ha dato alla mia famiglia una ventata proprio di felicità, e siamo tanto contenti. Che ti devo dire, quando nasce una bambina, e poi le bambine sono più allegre, è un'altra cosa veramente. Hai ragione, perché io ho due nipotine, due, devi sapere, una di 3 anni e già chiama nonno, parla, discutiamo, facciamo. L'altra invece è un po' più piccola, però ieri sera mi ha fatto una sorpresa incredibile. Era al telefono con la sorella, prende il telefono della sorella e dice: nonno! È la cosa più bella che esiste. Sì, quando incominciano a dire bambo, le prime parole. Per un babbo logicamente sono i figli, per un nonno logicamente sono i nipoti, perché i figli sono grandi. Senz'altro. E veramente spero, già ieri sera l'ho portata a un concerto che ho fatto ieri sera, anzi saluto tutti quelli che hanno assistito ieri sera alla serata a Casaricca, l'ho portata là, pensa che è stata brava tutto il tempo, ascoltava padre, la musica. Come il padre o come speriamo che può proseguire con questa nostra tradizione musicale. Senti, prima che mi dimentico, scusa che ti interrompo, stamattina mi hanno intervistato dall'Argentina, Radio Splendid, e c'è... Mi ha fatto il tuo nome. Sì, come no, io parlo molto bene lo spagnolo. Ma c'era un signore che mi ha domandato proprio di te, con tante persone che ci sono a Toronto, di chi mi viene a domandare di Vittorio Coco. Tu forse lo conoscerai bene. Lui si chiama Franco Amato e ha una trasmissione, ti saluta, e mi ha detto: make sure, assicurati che se lo dices. Bueno, muchas gracias, naturalmente. Allora, cosa ci canti? Cosa ci riservi? Noi abbiamo cominciato con la prima canzone, è stata Tu scendi dalle stelle, che era una canzone che noi suonavamo così, unplugged, in Italia, da piccolino, quando avevo 13-14 anni. Tutti quanti la cantavamo. Sì, ma per noi era una cosa molto importante, perché l'andavamo a fare in giro per le case, l'andavamo a suonare in giro per le case, e poi ci regalavano qualcosa, ovviamente con quello ci doveva durare tutto l'anno. Io lo investivo sempre per comprare strumenti, per comprare speakers. Quindi quella era la nostra, veramente il nostro, come si dice, income per tutto l'anno. Certo. Ed erano 9 giorni, cominciavamo proprio il 16 come oggi, dal 16 fino al 24 andavamo a suonare in tutte le case del paesino di Siderno, io vengo da Siderno,
e la gente era proprio contentissima, quindi quella era la prima canzone. La seconda canzone che facciamo sempre del Natale, perché in Calabria i calabresi siamo molto religiosi e ci teniamo specialmente a queste feste ricordate, è una bella canzone in calabrese proprio per dare il buon Natale a tutta la gente che ci segue, a tutti i calabresi proprio, ma non solo, perché c'è tanta gente per esempio in ospedale, tanta gente nelle case di riposo che sono i nostri fan più accaniti, quindi tanti saluti e tanti auguri a loro, speriamo che il prossimo anno porti tanta speranza e tanta buona salute. Ecco, passa il microfono subito al nostro tecnico, grazie, ed ecco Vince. E allora?